Bello. Ho letto il numero del rapporto per quanto andava piano sulla foto. Sapeva la corona in questa parte del corpo. Dopo quello lì, per, diciamo, fa come una deriva, no? Se te tante volte ti trovi a essere così, la moto cosa fa? Non la tira. Invece se te cerchi di spostarti, la moto vedrai che curva da solo. Un po' di freno dietro da dritto. Poi, prima di inserire, già vai a venire nella punta, perché questo ti dà molta più potenza. Vedi come vai avanti. Se te invece tieni dietro sulla punta, vedi come sei più compatto sulla moto. Piede interno, sempre sulla punta. Sì. L'esterno, sì, deve lavorare. No, no, ma sei solo una pendente. Esatto. Quello lì ti dà solo da riferimento. Hai capito? È sempre lo stesso discorso di cui dicevo, se te stai così, quando dai il gas, vai indietro, ti stanchi, sembra che... Invece se te riesci a metterti in una posizione dove riesci a spingerti avanti con le gambe, le braccia diventano una cosa poi relativa, no? Quindi questo qui secondo me per far meno fatica è molto importante. Una volta che... Bam, okay. Ti metti in posizione, modificare altro, okay. Poi la posizione quando cambia, quando tu lasci il freno, e allora vai a cambiare la posizione, però ti cambia la posizione. Cioè, tipo, no, le guide di una volta erano contro ruotate, tutti tiravano così. Adesso sta sempre la stessa posizione, è la spalla che cambia. Okay.